2 anni e mezzo fa, quando Sardex, diciamo, è diventato da progetto qualcosa di realizzato, di fatto, non potevo di certo immaginare che mi sarei trovato qui oggi a raccontarvi cos'è stato. Ma per farvi capire meglio quale spirito ci ha spinto alla creazione del circuito Sardex, vorrei partire da questa affermazione, ovvero da molti il Novecento viene definito il secolo dell'io, the century of self. Questo perché nel Novecento abbiamo un trionfo definitivo dell'individualismo. Guardate bene, dell'individualismo e non dell'individuo, perché l'individuo in realtà è sempre, diciamo, messo in secondo piano. L'individuo che in realtà vive un momento di grazia e di gloria sempre più ampio è questo individuo virtuale che è identificato dagli economisti come l'homo economicus, che agisce in maniera razionale per massimizzare i propri scopi e i propri profitti. Quando pensiamo al denaro, generalmente siamo soliti associare il denaro a parole come competizione, avidità, potere, profitto, materialismo, individualismo, cinismo. Queste qualità, diciamo, che se le dovessimo associare a delle persone, naturalmente avremmo, come dire, avremmo di che dire di queste persone, sarebbe riprovevole il nostro atteggiamento rispetto a queste persone. Ma nel momento in cui ci relazioniamo all'homo economicus, sono esattamente ciò che ci si aspetta da quest'ultimo. Questo perché il trionfo delle teorie neoliberaliste, soprattutto negli ultimi 30 anni, ci ha portato in un certo qual modo a interiorizzare dei dogmi che sono diventati talmente radicati che oggi neppure l'Accademia cerca di metterli in discussione. Uno dei dogmi fondamentali è che l'indole umana sia un'indole mercantile, ovvero che tutti noi, sin dalla nascita, abbiamo per natura questa spinta naturale a commerciare. C'è uno studioso che si chiama Carpolani, autore di un libro che si chiama La Grande Trasformazione, che sarcasticamente dice: non è esattamente con indole mercantile che siamo andati a colonizzare mezzo mondo. Allo stesso modo, un'altra idea che non viene mai messa in discussione è il sistema monetario. Il sistema monetario è molto importante perché in un'economia di mercato l'assoluto sovrano è il consumatore. Il consumatore, attraverso le sue scelte di consumo, veicola in un certo qual modo il mercato. Quando io però mi relaziono a questi dogmi, ricordo sempre questa frase di Douglas. Douglas diceva: i sistemi sono stati creati dagli uomini per gli uomini e non per i sistemi. L'interesse per l'uomo è al di sopra di tutti i sistemi, siano essi di tipo teologico, politico o economico. Questo, in un periodo come quello che stiamo vivendo, di grande crisi e di grandi sacrifici, ci vengono chiesti dei sacrifici per salvare i nostri sistemi, ci dovrebbe far pensare. Perché in realtà, se noi non capiamo che l'economia e il mercato sono strutture antropiche, non strutture naturali, non riusciremo mai a pensare neppure di poterle cambiare. Questo è il sistema in cui viviamo. Viviamo in un sistema democratico in cui una testa equivale ad un voto. Ma nel mercato non funziona così. Nel mercato un euro equivale ad un voto e gli euro comunque siano sono distribuiti in maniera uniforme nella popolazione. Quindi il peso di ognuno di noi nel mercato, nelle decisioni del mercato, non è di certo democratico. Non possiamo definire il mercato come democratico. Quindi, essendo che il potere del consumatore viene espresso attraverso il denaro, la cosa più importante è chiederci cos'è il denaro. Io, quando parlo del denaro e della domanda cos'è il denaro, cito sempre Sant'Agostino a proposito del tempo. Sant'Agostino a proposito del tempo diceva: se nessuno me lo chiede, lo so. Se interrogato qualcuno dovesse chiedermelo, allora non lo so. Questo è esattamente ciò che accadrebbe a ognuno di voi se gli venisse chiesto che cos'è il denaro. In realtà tutti noi lo utilizziamo ogni giorno, ma per utilizzare il denaro non è necessario sapere cosa sia. Quando noi abbiamo pensato di realizzare Sardex, ci siamo fatti una domanda fondamentale, ovvero cos'è il credito e che cos'è il denaro? Neanche l'economia riesce a darci una definizione univoca di denaro. Oggi ne vediamo due, ho preso due delle definizioni più, come dire, riportate nei testi di economia. Abbiamo questa sulla sinistra che dice: la moneta è ciò che la moneta fa. Questa definizione la trovate nei testi di macroeconomia, ad esempio di Joseph Stiglitz, nel suo corso ad Harvard.
Cosa troviamo di sbagliato in questa affermazione? Innanzitutto che il soggetto è la moneta e non l'uomo che la utilizza, e già questo dovrebbe darci da pensare. E poi dire che la moneta è ciò che la moneta fa è come dire che il computer è ciò che il computer fa. Ma il computer da solo non fa nulla, non si accende neppure. Ha bisogno di essere programmato, di sistemi operativi, e in base a come il computer viene programmato è in grado di svolgere funzioni e di aiutarci a raggiungere degli obiettivi. Dall'altra abbiamo la moneta è la merce più commerciabile. Questa definizione può essere fatta risalire ai padri della cosiddetta scuola austriaca di economia, ovvero Karl Menger e Ludwig von Mises. Cosa troviamo di sbagliato in questa affermazione? La prima cosa che trovo sbagliata è sicuramente associare la moneta ad una merce. Perché se la moneta fosse una merce, un oggetto in sostanza, significa che esiste al di là di noi, al di là della nostra capacità di produrre valore. In realtà la moneta non esiste al di là della nostra capacità di produrre valore. Ciò che dà valore alla moneta è il suo sottostante, ovvero i beni o servizi che noi produciamo ogni giorno. Perciò la definizione di moneta con cui mi trovo più d'accordo è questa, ovvero la moneta è un patto all'interno di una comunità che sceglie di comune accordo di utilizzare una data cosa come mezzo di scambio. A questo punto ci siamo chiesti nel 2008, alla vigilia della crisi, se fosse possibile trasportarci e traghettarci dal secolo dell'io al secolo del noi, cambiando esattamente, cercando di modificare nel nostro piccolo, almeno in parte, il meccanismo attraverso cui il nostro voto nel mercato viene, come dire, effettuato. Nel 2009 così nasce Sardex. Si tratta di una piattaforma che permette alle aziende e ai professionisti di vendere senza l'utilizzo del denaro che tutti noi utilizziamo ogni giorno, ovvero senza gli euro. Naturalmente, come potete immaginare, l'inizio non è stato semplice. Creare un circuito dal nulla in Sardegna è stata veramente dura. Pensate alla prima azienda che abbiamo contattato, che ci ha chiesto naturalmente, sì, bellissima idea, ma chi c'è? Per il momento tu, poi vedremo. E non è facile rientrare in questa logica. Però l'idea era talmente forte che in tanti hanno creduto all'idea. E pian piano, un po' come il telefono, questa idea è cresciuta ed è diventata sempre più utile. Anche il telefono all'inizio, quando a chiamarsi erano Meucci con la moglie, non doveva essere il massimo. Senti un po', mi chiami dalla cucina alla camera, dalla camera alla cucina. Pian piano, con la diffusione del telefono, insomma, per la teoria delle reti, la rete ha acquisito sempre più valore. Oggi, infatti, sono qui a dirvi che oltre 700 imprese in Sardegna utilizzano con regolarità questo strumento e abbiamo raggiunto, dalla fine del 2009, quindi dal dicembre del 2009, a oggi ben 4 milioni di crediti transati. 4 milioni di crediti che rappresentano la fiducia delle aziende nei confronti di altre aziende. Ma cos'ha di particolare questo credito Sardex? Perché è diverso dalla moneta che utilizziamo tutti i giorni? È diverso per un motivo fondamentale. Innanzitutto, non nasce dal credito di una banca, nasce dal credito reciproco che le aziende si fanno tra loro, attraverso il nostro sistema. Questo credito reciproco non è retto da, diciamo che non è garantito da metalli pregiati, è garantito da qualcosa di più prezioso dell'oro, ovvero la fiducia che essi hanno nella propria comunità. E questo è un tratto importante, perché la fiducia è la cosa più importante nella moneta. Se noi non avessimo fiducia o non ci venisse imposta la fiducia nella moneta, probabilmente non la utilizzeremo. Infatti non dimentichiamoci che a partire dal 71, dall'abolizione del Golden Exchange Standard, ovvero da quando Nixon ha detto «Vi ricordate che avremmo cambiato tutti i dollari in oro?» Bene, non lo faremo, questa è stata. A quel punto i dollari, che sono debiti della Federal Reserve, sono diventati la ricchezza di tutte le altre nazioni. C'è stata una riunione in cui gli è stato proprio detto «Facciamo che tutto questo non ha più senso o facciamo che i dollari continuano a valere?» Facciamo che i dollari continuino a valere, proprio perché il denaro, come vi dicevo prima, non è nient'altro che un accordo. Ma come funziona Sardex? Cercherò di spiegarvelo in maniera molto breve. Ogni azienda si iscrive al circuito, gli viene aperto un conto in crediti commerciali Sardex. Un credito Sardex equivale ad un euro. A questo punto, ad ogni azienda viene assegnata la possibilità di scendere in rosso, quindi di acquistare ancora prima di aver venduto. Acquisterà, ad esempio, dei computer. Un'azienda di professionisti acquista dei computer. Cosa dovrà fare? Nell'arco di 12 mesi ripagherà questi computer semplicemente mettendo a disposizione i propri beni o servizi a tutti gli altri membri della rete. Questo, naturalmente, con credito senza interessi. Qua aprire una parentesi sulla parola credito. Credito deriva dal latino credere, che significa proprio avere fiducia, nel senso avere fiducia nella
tua capacità di ripagare il tuo debito. Ma perché questa questione degli interessi è così importante? È importante per un po' di motivi. Il primo motivo è questo: noi siamo convinti che gli interessi abbiano nei nostri confronti un rapporto paritetico. Infatti paghiamo degli interessi quando chiediamo un prestito e riceviamo degli interessi pochi quando depositiamo del denaro. In realtà questo non è così, perché i costi finanziari vanno a finire nella composizione dei prezzi dei prodotti che ogni giorno noi acquistiamo. Questo significa che c'è un travaso costante di ricchezza da chi non ha denaro e lo chiede in prestito per avere i mezzi di produzione, mezzi finanziari per produrre, e chi ha denaro che non è stato speso, perché nella nostra economia per ogni credito c'è un debito. E se io ho un incentivo ad accumulare denaro, significa che chi è in debito non potrà mai ripagare il proprio debito. Allo stesso modo, gli interessi creano un altro problema, ovvero quando la banca eroga un prestito e crea il denaro attraverso i depositi, cosa succede? Succede che crea sì il capitale, ma non va a creare l'interesse, quindi siamo costretti a competere per procacciarcelo. All'interno del circuito, invece, l'interesse del debitore e quello del creditore convergono verso un punto di equilibrio, perché da una parte il debitore sarà interessato a ripagare con i propri beni o servizi entro 12 mesi, per non dover pagare in euro ciò che ha acquistato, e il creditore sarà interessato a spendere acquistando beni o servizi da altri membri della rete, perché non essendoci premi di tesaurizzazione subirebbe l'inflazione e la perdita di potere d'acquisto. Ma ciò che è più importante è che noi abbiamo creato un sistema che aggrega le nostre piccole e medie imprese. Noi viviamo in Sardegna con un tessuto di micro e nano imprese, scarsamente connesse. Il nostro obiettivo è stato quello di creare questa filosofia, small, local and connected, quindi piccole, locali e interconnesse. Tante aziende che lavorano assieme e attraverso la fiducia si finanziano reciprocamente. In questa maniera noi ancoriamo la ricchezza al territorio, evitiamo il turismo inutile delle merci, salviamo le aziende dalla difficoltà di accesso al credito e sono soprattutto, ho utilizzato il termine sbagliato, non le salviamo ma sono loro a salvarsi, che questo è l'aspetto più dirompente. Nel 2012, a partire da quest'anno, abbiamo inserito anche i dipendenti delle aziende all'interno del circuito. In che modo? Semplicemente aprendo un conto gratuito. Cosa accadeva in passato? Accadeva che quando un dipendente aveva bisogno di liquidità per affrontare spese improvvise, riceveva un anticipo stipendio dal proprio datore di lavoro. Oggi la mancanza di liquidità ha reso questo impossibile. Bene, attraverso i crediti Sardex, tanti dipendenti hanno potuto affrontare spese improvvise. L'altro aneddoto che vorrei raccontarvi sul B2E, che significa Business to Employee, è che alcune aziende che avevano difficoltà avrebbero dovuto tagliare i dipendenti attraverso la possibilità di dare parte dello stipendio ai clienti Sardex hanno potuto mantenere integro il proprio organigramma e continuare a produrre valore all'interno della rete. Questo con un mutuo sostegno, con la cooperazione. Quindi attraverso questo sistema si realizza ciò che diceva Nash. Contrariamente a Smith, che diceva che il risultato migliore si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per se stesso, Nash diceva che il risultato migliore si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per se stessi e per il gruppo. È questo che oggi manca all'economia. Di conseguenza, se in futuro è vero, come dice qualcuno, che communities will be the new currencies, che le comunità saranno le nuove monete, la fiducia reciproca, le relazioni saranno il vero capitale su cui costruire un modello di sviluppo duraturo e sostenibile. E vi ringrazio.